Gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con lo speciale Epicenter. Il nostro gradito ospite, il consulente tecnico Francesco Zilio. Buongiorno a Buongiorno tutti, Zilio e grazie grazie per aver dell'ospitalità. accettato il nostro invito. Allora Zilio, oggi parliamo del rischio sismico, della prevenzione legata chiaramente all'impiantistica Esatto, elettrica. Allora, esatto. come questi due fattori sono correlati e cosa si può fare in ottica di una prevenzione? Allora, io ho pensato di portare questo argomento che comunque è di pubblico dominio, nel senso che i problemi del terremoto li conosciamo un po' tutti, no? Ma questa volta però volevo sottolineare un aspetto che nella maggioranza dei casi sfugge, ma che è legato non alla struttura. Di solito per noi il terremoto vuol dire legare a quelli che possono essere i danni strutturali di un edificio, no? Che poi non è la mia competenza, quindi non entrerei comunque a trattare un argomento che non conosco. Però invece quello che è importante sottolineare, ed è il tema appunto di questa puntata, è quello di informare chi ci ascolta che da un punto di vista normativo elettrico, l'anno scorso è uscita una guida, quindi non è propriamente norma, è una guida, quindi è un fascicolo emesso dal CEI, dal Comitato Elettrotecnico Italiano, del quale sapete che faccio parte. E in questa guida sono esposte, fra virgolette, delle indicazioni e delle considerazioni in ordine all'eventuale rischio sismico che impatta sugli impianti. Uno al momento dice: ma come impatta? Allora, Certo, premesso cioè si pensa che, chiaramente all'abitazione in ecco, generale e esatto, magari dell'impianto elettrico allora, in secondo piano. nell'abitazione o in generale dove c'è un impianto sotto traccia, quindi con la malta sopra i tubi, in quel caso non stiamo parlando di questo per il semplice motivo che se l'impianto viene interessato, nel caso di impianto sotto traccia, dal terremoto, vuol dire che l'edificio ha già strutture, cioè ha già lesioni strutturali importanti, perché vuol dire che cadono le malte, si spostano i muri, quindi vuol dire già che l'edificio è compromesso. Quindi se un impianto, e ripeto non è questo l'argomento, sotto traccia, subisce un terremoto così grave, il problema non è l'impianto, è l'edificio. Nel caso invece degli impianti industriali o più in generale degli impianti a vista, quindi impianti con canaline, con percorsi esterni, con blindosbarre, con blindoluce, con lampade installate nei controsoffitti, Quindi più quindi riguardo al settore aziendale, mi sembra di esatto, capire, no? aziendale e terziario. Esatto, sostanzialmente questa guida, al di là che parte dalla, prima di tutto dalla classificazione del rischio sismico dell'area dove è ubicato l'edificio che noi andiamo a trattare, ovviamente. Quindi sapete che in Italia ci sono delle aree suddivise per classe di rischio, come succede per i fulmini, come succede per altre situazioni, diciamo, affini alla parte elettrica. E in questo caso, appunto, in base alla zona dove è ubicato l'edificio oggetto di considerazione, bisogna partire sempre dal principio che se non ho un rischio sismico, fra virgolette, importante, viene anche meno adottare determinati provvedimenti per modificare un impianto e per renderlo, diciamo, più stabile. Sì. E mi spiego perché. E andiamo con esempi concreti. Come sono sempre abituato a fare, perché è quello che poi rende Certo, l'idea per far di capire quello che si chiaramente ai sta nostri dicendo. telespettatori, sì. Esatto. Allora, voi immaginate una canalina portacavi, quindi la famosa passerella in acciaio zincato, che è supportata da staffe a parete o a soffitto e ha delle dimensioni che non sono qualche metro, ma sono la lunghezza di un capannone che possono essere 20, 30, 50 metri a seconda del caso. Ecco, questa canalina portacavi all'interno cavi di rame, quindi ha un peso significativo perché il rame sapete che ha un peso specifico equivalente al piombo e quindi il peso, nel senso la massa, all'interno della canalina determina, fra virgolette, un rischio proporzionato ovviamente al peso di quello che stiamo discutendo, Sì. perché in caso di evento sismico questa canalina è soggetta a delle sollecitazioni. Sollecitazioni che non sono verticali ma sono assiali, perché l'oscillazione dell'edificio determina in una canalina che è fissata sulla parete la trasmissione elastica, diciamo, di questa oscillazione. Quindi le staffe, il sistema di fissaggi e quant'altro non devono essere dimensionati solo per sostenere il peso della canalina più il peso dei cavi, considerando che sia piena e quindi il massimo,
ma devono essere anche dimensionati con dei provvedimenti che evitino il rischio che se l'oscillazione diventa importante, quella canalina si stacca e cade in testa a qualcuno. Certo. Quindi vengono installati, si chiamano in gergo dei controventi, cioè delle aste che vanno a bilanciare l'eventuale spinta assiale e la azzerano praticamente. Adesso parlo in termini molto semplici, quindi non Sì. entro nel dettaglio di quello che si deve fare o del calcolo analitico per determinare questo, non è neanche la sede, però è per spiegare che se l'evento tellurico in un ambiente magari anche già antisismico, quindi pensiamo al Friuli quando nel 76 ha avuto quell'evento in maggio che ha distrutto diversi paesi, oggi quei paesi sono stati ricostruiti ovviamente con tecnologie antisismiche degli edifici. Di Certo. conseguenza l'edificio fino a una magnitudo molto elevata non cade. E questi edifici attualmente hanno questi accorgimenti di cui lei ci ha Stavo parlato? arrivando Ok. proprio a questo. Allora, probabilmente no, per un semplice motivo, perché la guida citata poc'anzi è una guida uscita l'anno scorso, quindi parlando del 1976, dove le tecnologie antisismiche per l'edificio erano già in essere, perché esiste da quando esiste il calcolo dei cementi armati e di queste cose qua, esiste la regola dell'antisismicità dell'edificio. Chiaramente ricostruendoli, se non c'è nessuna norma di riferimento per gli impianti che tratta questo argomento, uno segue la norma CEI standard, fra virgolette, quella la 64.8 per gli impianti in questo caso, dove l'aspetto antisismico non era citato fino a questa guida. Chiaramente oggi questa valutazione del rischio che qualcosa dell'impianto possa cadere riguarda più espressamente il decreto 81, quindi la sicurezza nei luoghi di lavoro. E Certo. nel documento valutazione rischi non è scritto nella guida che deve essere adottato, no. Nel documento valutazione rischi, se uno fa un'analisi del rischio, deve anche valutare se quello che è appeso in quota, per effetto di una scossa importante, Chiaro. vista la zona di appartenenza dell'edificio, premetto sempre questo perché ho fatto un'analisi corretta, eventualmente valutare se saranno dei provvedimenti accessori, diciamo, per garantire che quella canalina, quella blindosbarra o che Certo. altro eviti di cadere in caso di scossa Ed della serie. Epicenter, quindi mi perdoni Zilio, Prego. quindi voi effettuate anche questo tipo di Sì, valutazioni? Cioè andate nell'azienda, vedete che certo. tutto è in regola oppure fate applicare questi provvedimenti Esatto, progettando sì. anche il tutto? Infatti il ruolo di consulenti, oltre che di progettisti, è legato proprio a questo, cioè il consulente cosa fa? Fa un'analisi, verifica se ci sono dei rischi, come dire, intrinsecamente legati a quello che è l'impianto in analisi, se si ravvisano questi rischi, si fa una tavola rotonda con i colleghi tecnici che trattano le altre materie, quindi lo strutturista, eccetera, eccetera. E si vede se è il caso o meno di adottare dei provvedimenti. Faccio un esempio anche qui molto banale. Pensate non più al capannone, ma alla zona uffici di un edificio. La zona uffici normalmente ha dei controsoffitti. I controsoffitti sono appesi attraverso, si chiamano pendini, quindi dei fili di acciaio che partono dalle travi del soffitto in calcestruzzo, scendono fino alla quota e tutto il telaio che dopo tiene il controsoffitto è sospeso. Cosa succede? Che i corpi illuminanti, quindi le lampade che mediamente hanno le dimensioni dei quadroni del soffitto, quindi 60x60 è lo standard, vengono praticamente inserite nella cornice del pannello, no? E il corpo illuminante diventa, fra virgolette, solidale con il telaio del soffitto, del controsoffitto, e quindi è appoggiato. Crea di fatto un unico blocco, mi sembra di capire, insomma, in Diciamo in teoria sostanza. sì, in pratica però il corpo illuminante non è appeso da niente, è supportato dalla cornice del E controsoffitto. quindi soggetto alle sollecitazioni telluriche, quindi. Controsoffitto che è appeso. Quindi in caso di oscillazione dell'edificio si creano dei momenti torcenti, diciamo, determinati dalle oscillazioni, determinati dalla distanza del punto di aggancio, diciamo, del soffitto e dalla massa, che diventano importanti e possono essere anche deformanti. Se deformano strutturalmente il telaio e la lampada non è a sua volta fissata attraverso una propria pendinatura,
al soffitto, quello di calcestruzzo, è facile che la lampada cada in testa a qualcuno. E siccome ha degli spigoli, se cade in testa nella maniera sbagliata, fa tanto male. Certo. Ecco. Può causare ingenti danni. E quindi, anche se abbiamo questo concetto, estendendolo anche ai corridoi, per esempio degli alberghi, e vengono fatti diciamo dei sistemi di illuminazione al posto del pannello, ammesso che non sia un controsoffitto array, perché in quel caso il pannello deve essere continuo e certificato con la resistenza al fuoco, e in quel caso la lampada viene fissata sotto. Ma anche in quel caso il collegamento meccanico tra la lampada e il supporto che la tiene non va determinato solo per il peso della lampada, ma anche verificato se potrebbe sostenere determinate sollecitazioni. Certo. Questo per dire, e chiudo, che in un corridoio o anche in un ambiente standard, nel momento in cui c'è una scossa di terremoto, c'è un piano di evacuazione. Perché non stiamo lì ad aspettare che ci cada addosso qualcosa, chiaro. Andiamo via. Ma se scappando ci cade in testa una plafoniera, ancorché l'edificio non subisca alcun altro danno, quella plafoniera ha creato un infortunio, ha creato un ostacolo a una deambulazione chiaro. Sicura delle persone, e quindi a un'evacuazione in termini di sicurezza di chi deve scappare fuori solamente per mettersi a riparo da eventuali chiaro. Altri guai. Ecco, quindi, si è fatto capire che per evitare il piano di evacuazione con tutte le conseguenze che lei ci ha descritto, sì. sono sufficienti degli accorgimenti piccoli e sì, grandi, sì. anche in relazione alle zone sismiche. Giulio, possiamo dire, ok, siamo in una zona particolarmente a rischio sismico, quindi esatto. servono maggiori accorgimenti rispetto a altre. Sono classificate già, quindi non c'è nulla da inventare. Sì. Okay. Esatto. Quindi uno fa una valutazione tecnica, no? approfondisce in base a questa guida, in base a quelle che sono le disposizioni, ecco perché prima ho detto tavola rotonda con gli altri colleghi che hanno le altre... Ma nelle aziende c'è una sensibilità rispetto a questi temi, secondo no. lei, oppure serve maggiore attenzione? No. Al momento no, perché anche il discorso di questa guida c'è in essere, vigente, che c'è lo sanno in pochi, perché... Non è un argomento apparentemente legato al collegamento elettrico o a qualcosa che serve a far funzionare l'impianto e quindi alla norma. È un qualcosa che serve a determinare una riduzione del rischio che mi cade in testa qualcosa in caso di terremoto. Chiaro. Quindi è un discorso un po' diverso. Però a livello di comitati CEI e di sensibilità per gli addetti ai lavori, certamente è un elemento che ha la sua importanza. Assolutamente. Ecco, quindi sì, direi che va preso. La prevenzione, quindi sempre in primo piano. Zilli, abbiamo sì. terminato il tempo a nostra disposizione, ma solo per il momento, perché nella prossima puntata invece tratteremo un argomento altrettanto interessante, ovvero l'archiviazione dei esatto, documenti. Allora, esatto. Solo mantenere per il momento, la storia. Esatto, la ringraziamo molto per le sue parole e per l'intervento, le auguriamo un buon lavoro a grazie lei. Grazie a tutti e buona giornata. E a Epicenter. A voi tutti grazie per la gentile visione e ascolto, arrivederci alla prossima speciale Epicenter.